nominato il nuovo ministro alla famiglia. Si chiama Locatelli. È una leghista della prima ora perché militava già negli anni 90 nella Lega, quindi all'inizio dell'esperienza politica del nuovo partito. E piano piano ha scalato tutti i gradini della gerarchia politica fino ad arrivare al notevole risultato di ministro. Arriva il rimpasto con Fontana agli affari dell'Unione Europea, arriva appunto anche il nuovo ministro della famiglia, Alessandra Locatelli. Lei a Como ricopre l'incarico di vice sindaco e assessore alle politiche sociali. E proprio a Como è diventata celebre per un'ordinanza che ha fatto parecchio discutere nella cittadina, soprattutto a sinistra. Ha infatti vietato l'accattonaggio con divieto di stazionare in centro città per i clochard e per tutti coloro che chiedono l'elemosina. Inoltre è anche vietato di distribuire pasti ai clochard nella zona dei portici di San Francesco. Lei comincia nella Lega nel 1993, quando c'era ai tempi di Gianfranco Miglio, anima del partito, proprio nel Comasco. Prima milita nei giovani, poi l'elezione a segretaria cittadina nel 2016, poi sul fronte professionale è sempre stata impegnata nel sociale, educatrice, poi diventata responsabile di una comunità per disabili a Como. Alle ultime elezioni politiche è stata eletta alla Camera dei Deputati. La Locatelli infine ha sempre avuto posizioni chiare e definitive sul fronte dell'immigrazione e ha preso una posizione netta anche nei confronti di quello che è successo con la Sea-Watch e con il veliero della Mediterranea Alex, naturalmente che ha portato i migranti in Italia. Quindi la sua posizione è contro queste ONG che secondo lei comunque portano illegalmente i migranti in Italia. Quindi una posizione in netta e in linea con quella del partito, della Lega. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Buona giornata, arrivederci.